Ma io Marvel? Io DC? Civil War. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale di Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi vi proponiamo due comics veramente belli, questa nuova edizione cartonata della Panini Comics, uno DC e uno Marvel. Giant Size Edition. La Panini sta pubblicando questi bei cofanetti che vanno a racchiudere delle storie già uscite, storie famigerate. Diciamo che ce ne aveva già dato un assaggino con quei cofanettini realizzati per, che ne so, Arkham Asylum, eccetera, eccetera. E in questo caso ha ufficializzato questa collana con due volumoni che sono molto 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 fatti bene e anche molto belli. Allora, parlando subito e iniziando subito, questo è il video che uscirà, noi l'abbiamo registrato prima, però uscirà la vigilia di Natale, quindi intanto vi facciamo gli auguri. Però questi qua saranno, secondo me, due regali molto gettonati da mettere sotto l'albero, sia per i fan Marvel sia per i fan DC. Quello che mi piace dei volumi è proprio la presentazione. Cofanetto, guardate qua. Tutti e due si possono aprire, cofanetto viene messo da parte. Quello riguardante la storia dell'universo Marvel è veramente tanto colorato, invece quello di Absolute Batman illustrato da Neil Adams è più elegante, diciamo. È più elegante, ma ricalca molto le altre edizioni del Batman di Neil Adams. Quella della Planeta di Agostini è praticamente identica, però vedere i disegni così grandi di Neil Adams è veramente una gioia per gli occhi. È il primo volume. Questo volume La storia dell'universo Marvel, fatto un acuto tipo da quasi sì, cantante. Esatto. E, questo volume lo avevamo già portato tempo fa in versione cartonata normale, quindi andate a recuperare anche quello se volete magari avere un'infarinatura un po' più generale. Oggi ci concentriamo un po' su tutta l'edizione che presenta la Panini Comics. Comunque è una narrazione della storia della Marvel proprio dall'origine fino ai giorni nostri, e in, diciamo, continuity, nel senso non continuity a livello di storie che escono dei fumetti, ma proprio come fosse una vera continuity, una storia, una bibbia della Marvel, chiamiamola così. Esatto, a livello di fattezze sono veramente ben fatti, danno soddisfazione tenerli in mano, perché sono i cartoncini utilizzati per la custodia, è spesso così, e così anche come l'hardcover del volume in sé è molto molto pregiata, molto grossa, è un sussidiario praticamente, perché si ricorda da chi anni 90 elementari. Mamma mia, sto guardando cosa contiene invece questo qua di Batman. Ci sono ovviamente tantissime copertine, l'introduzione e le storie. È un volume che racconta un po' il Batman di Neil Adams a 360 gradi, ma non c'è ovviamente solo Batman all'interno del volume, c'è Superman, c'è Flash, c'è ovviamente la Justice League, Deadman, che lui con Deadman è praticamente così, diciamo, proprio sì, uno dei supereroi che si divertiva di più disegnare, c'è Creeper, personaggio tanto sconosciuto che io adoro e non vedo l'ora di rileggere quella storia lì. Sono storie prese da The Brave and the Bold, Words Fine, c'è scritto perché vado a far tanta fatica a ricordare, esatto. Dov'è? Words Fine Comics, e tutta una serie di schizzi, preparazioni dei disegni, disegni colorati, disegni non colorati di Neil Adams. È metà, diciamo, secondo me artbook, potrei definirlo tranquillamente così, e metà comics. Nello sfoglio vi faccio vedere ovviamente il volume, poi ci sono anche tante copertine, guarda questa con Plastic Man, stupenda. Ma andiamo proprio ad elogiare la figura dell'uomo pipistrello. Mi piace molto, non vedo l'ora di avere anche gli altri per vedere anche come stanno in libreria, che altri disegni di Neil Adams prendono per i volumi. Dovrebbero essere due o tre, non mi ricordo, forse tre. Forse tra i, mi ricordo che era bello ciccione, sì, o il singolo omnibus. No, erano tre divisi, ma erano grossissimi, erano grossi anche così. Quelli. Quindi, sì, bella roba, anche i prezzi non li diciamo mai, ma sono abbastanza
abbordabili, sono, diciamo. Per farmi un'idea, sono due cartonati panini. Sì. Praticamente. Che praticamente col cofanetto ci può anche stare. Sì. Però, ottima idea regalo. Ottimo, secondo me, anche la qualità. Mi piace al tatto. È tutta lucida, tutte e due. Questo è coloratissimo, veramente bellissimo. Secondo me è veramente fisso. È fico, fico, veramente. E una delle prossime uscite già annunciate nel 2022, nella prossima anteprima, è stata annunciata appunto la versione Giant Size di Civil War. Sì. Quindi, per chi ha mancato la storia dopo le 370 versioni ristampe, si può prendere comunque. E chi sarà il pirla che la comprerà ancora? Chiaramente. Eccola qua. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ne approfittiamo ancora per farvi gli auguri di Natale. Quest'anno non abbiamo fatto il video consigli perché veramente ci siamo trovati all'ultimo, perché per un motivo o per l'altro Dalmer fa su e giù da nord a sud per i preparativi del matrimonio. Io ho un bambino di 6 mesi e Natale per me è il mese dove lavoro di più, vivo in negozio praticamente, quindi abbiate pietà e riusciremo forse ad organizzarci nell'anno nuovo, non lo so, non credo, però va bene così, viva l'onestà. Esatto, in qualche modo faremo, sta di fatto che dopo le feste siamo tutti più o meno tranquilli, quindi porteremo nuovi contenuti, porteremo nuovi video, come vi abbiamo sempre abituato, lunedì, mercoledì e venerdì, ricominceranno le live tranquillamente, che siano in solitario, in coppia, comunque le faremo. E buon Natale, l'anno nuovo vi faremo gli auguri quando sarà ora, intanto vogliamo sapere i vostri regali, esatto, di Natale quando vedrete questo video dopo il 25 di dicembre. Bene, da Maga dammi tutto, l'essere che sono in virtuale e ci vediamo al prossimo. Leggete i fumetti perché a Natale fa sempre bene, sempre. Ciao, ciao.